Io, ragazzi, adoro i trailer gameplay, io adoro i trailer dei videogiochi perché dal trailer io posso iniziare ad innamorarmi di quel mondo, innamorarmi di quel personaggio, innamorarmi delle ambientazioni, iniziare a sognare il giorno in cui potrò godermi questo videogioco con quel gameplay e quella grafica. Ma ahimè, ragazzi, molte volte, soprattutto troppo spesso negli ultimi anni, mi sono ritrovato davanti a dei prodotti che hanno subito dei pesanti downgrade grafici. E detta papale papale, per me è davvero un'enorme presa in giro. È un'enorme presa in giro per i miei sentimenti, per chi aveva fiducia in quel videogioco, in quegli sviluppatori. E quest'oggi sono qui per denunciare, sono qui per far sentire la mia rabbia a quegli sviluppatori che mi hanno mentito più di tutti gli altri. Ed eccoci quindi in questa nuova tristissima classifica. Amici, come sempre, io aspetto i vostri commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like. Grazie mille a tutti. E vogliamo iniziare con uno dei casi più emblematici, uno dei trailer che più mi aveva stregato alle 3 del 2017 e che mi aveva fatto ben sperare per quel mondo e per quel videogioco? Beh, amici, stiamo parlando di Anthem. Anthem è un titolo che alle 3 2017 si era rivelato in una bellezza entusiasmante. Le ambientazioni vivaci, l'illuminazione, gli NPC, il mondo, gli AT-AT, gli NPC, tutto che prendeva perfettamente vita, le possibilità di poter utilizzare la mia armatura sia in aria, sia in terra, sia sott'acqua, queste bellissime ambientazioni, queste bellissime valli, tutte da esplorare, tutto era praticamente perfetto in quel trailer. Eppure, ragazzi, BioWare in quel trailer ci stava dicendo delle enormi bugie, perché il titolo, sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista del gameplay, sia dal punto di vista delle meccaniche, non aveva niente di tutto quello che ci avevano fatto vedere. Tralasciamo il fatto che il gameplay era ripetitivo, tralasciamo il fatto che c'erano microtransazioni, tralasciamo anche il fatto che dal punto di vista del matchmaking, beh, non eravamo al passo con i tempi. E posso anche tralasciare sul fatto che Electronic Arts praticamente ha abbandonato dal primo mese questo titolo e per quanto lei dica sì, ci stiamo lavorando, sì, ci stiamo lavorando, non ha più fatto sapere niente su Anthem. Tralasciamo stare tutto questo, ma non posso sorvolare sul trailer, sulla grafica. Neanche nei PC di fascia alta si riusciva ad ottenere quel livello di risoluzione, quel livello di dettagli che era stato mostrato alle 3 del 2017. Cioè, amici, guardate il trailer e guardate le differenze epocali tra quello che era stato presentato nel 2017 e quello che è uscito nel 2019. Guardate i dettagli dell'armatura, le luci, la profondità di campo, le nubi, le montagne, gli effetti particellari. No, ragazzi, io non sono più disposto a tollerare queste prese in giro e soprattutto non sono più disposto neanche lontanamente a scusare Electronic Arts per le sue numerose cavolate. Ed ora passiamo a un nuovo titolo, passiamo a un'altra grandissima software house e io non riesco proprio a capire del perché ci devono mentire così spudoratamente. Sì, è vero, devono cercare di alzare l'hype nel videogiocatore, devono cercare di portare a comprare quel videogioco, ma quando il trailer non rispecchia neanche lontanamente quello che sarà il gameplay fatto e finito, io mi chiedo: ma perché dovrei darti i miei soldi? E proprio in questo caso entriamo in Ubisoft ed entriamo nel bellissimo Rainbow Six Siege. Sì, certo, è vero, il titolo è molto supportato, il titolo è davvero molto amato per via del suo incredibile feeling, per via del suo incredibile supporto multiplayer, per via che è diventato anche un bellissimo e-sport. Ma amici, io non riesco proprio a perdonare Ubisoft di avermi mentito con quel trailer uscito alle 3. Era il 2014, me lo ricordo come se fosse ieri, e vidi quel trailer e tutti noi ce ne innamorammo praticamente subito. La grafica, gli effetti realistici, particellari, la distruttibilità dell'ambiente circostante era davvero straordinario. Per poi passare, ragazzi, alle ambientazioni, alle illuminazioni, alla faccia dell'ostaggio. Tutto era davvero impressionante, ma indovinate un po', quando il titolo uscì, di quella bellissima grafica, di quella incredibile distruttibilità ambientale, di quei dettagli, di tutti quegli effetti grafici,
non ne era rimasta lontanamente traccia. Io non perdonerò mai Ubisoft per aver fatto questo downgrade. Io non perdonerò mai Ubisoft per non essersi mai neanche lontanamente scusata per avermi mentito su quei trailer. Certo, il titolo è supportato ancora oggi in maniera a dir poco perfetta, ma sia ben chiaro Ubisoft, io non crederò mai più ai tuoi trailer. Ma non abbiamo ancora finito, perché adesso mi scaglio nuovamente contro Electronic Arts e questa volta andiamo alle 3 del 2015, Mass Effect, una serie che io ho adorato, una serie dall'enorme potenzialità, ma che Electronic Arts non è mai stata neanche lontanamente capace di poterle utilizzare al 100%. Ma torniamo al 2015, torniamo al trailer di Mass Effect Andromeda e qui le cose si fanno interessanti perché dal punto di vista grafico, dal punto di vista delle possibilità, sembrava che Electronic Arts ci avesse azzeccato in pieno. Il trailer aveva messo in evidenza le bellissime ambientazioni dei pianeti, la bellissima geografia, gli ecosistemi, le società animate. Avevo visto alcuni bellissimi modelli facciali dei personaggi, avevo visto alcuni bellissimi pianeti, delle ambientazioni davvero esaltanti e davvero tantissime buone potenzialità per il titolo. Ma indovinello, quando Mass Effect Andromeda uscì, non aveva nulla di tutto questo. Il risultato fu davvero deludente, una macchia permanente nel nome di BioWare, che da quel momento praticamente non ne ha più azzeccata nessuna. Mass Effect Andromeda per questa software house fu l'inizio di un lento e inesorabile declino, perché ragazzi, non c'era niente di quello che avevo visto e mi ricordo perfettamente i glitch, mi ricordo perfettamente la trama banale, mi ricordo perfettamente questi mondi che in realtà di esplorabili, belli, vari, non avevano assolutamente nulla. E poi amici, come faccio davvero a perdonare Electronic Arts e BioWare per quelle animazioni facciali, per come il titolo è stato mandato fuori incompleto, pieno di bug, pieno di glitch? Insomma ragazzi, ditemi come si fa a tralasciare degli orrori del genere. Beh, molto semplicemente, non si può. Abbiamo finito con Electronic Arts, ma adesso torniamo in Ubisoft. E perché sì, ragazzi, Ubisoft davvero negli anni ogni santa volta io ci ho creduto e ogni santa volta lei mi ha mentito. Beh, il caso più eclatante era senza ombra di dubbio Watch Dogs e avrei potuto tranquillamente metterlo in questa classifica, ma in realtà anche The Division e tutti i titoli di questa serie hanno avuto un pesante downgrade. Tutti avevano pubblicizzato delle animazioni uniche, delle ambientazioni incredibili, un livello di dettaglio, luci, dinamismo, effetti particellari fuori dal comune. Mi ricordo ancora il trailer di The Division, era il 2013 e sembrava a dir poco meraviglioso. Ancora una volta ci sono cascato, ancora una volta ci ho creduto, ancora una volta ero fiducioso di Ubisoft. Lo state vedendo con i vostri occhi, vedete le differenze tra il trailer del 2013 e il titolo per PC in grafica ultra uscito nel 2016. 3 anni di sviluppo per fare un ferocissimo downgrade, perché ragazzi, non sembra neanche un lontano cugino del videogioco e del trailer che ci avevano fatto vedere. E se tutto questo poi non vi basta, beh, sappiate che pure il gioco poi alla fine era monotono, ripetitivo, anche dal punto di vista dell'online non è stato ben supportato, c'erano fin troppi DLC a pagamento ed è così che questo titolo è finito in disgrazia. E io dico, Ubisoft ti sta bene. E per finire, cambiamo software house, perché ragazzi, potrei dirne di cotte e di crude, potrei fare una classifica solamente su Electronic Arts e Ubisoft su questi downgrade, ma è giusto concentrarsi anche su From Software, perché sì ragazzi, i grandi maestri che ci hanno portato la serie Dark Souls non sono così bravi a creare videogiochi e soprattutto anche loro dal punto di vista grafico hanno mentito spudoratamente.
Tralasciamo il primo Dark Souls. Gli sviluppatori erano impacciati, gli sviluppatori avevano fatto un titolo cupo che poi era praticamente esploso. E va bene. Ma dopo, in Dark Souls 2, finalmente sembravano aver trovato la loro strada. Avevano fatto un trailer meraviglioso, con una nuova generazione di illuminazione suggestiva. Poi avevano creato questo incredibile mondo aperto, questi bellissimi ambienti distrutti, le ambientazioni, le ombre, l'illuminazione, il fuoco dinamico, tutto sembrava perfetto, tutto faceva presagire a un grandissimo capolavoro, non solo dal punto di vista del gameplay, ma anche dal punto di vista grafico. È vero, Dark Souls 2 uscì nella vecchia generazione, quella di PlayStation 3, Xbox 360, ma anche la versione migliorata di Dark Souls 2 su PlayStation 4, Xbox One, oppure su PC di fascia molto alto, beh ragazzi, non andavo neanche lontanamente vicino alla grafica che avevamo visto in quel trailer. From Software si scusò dicendo che era stata costretta a velocizzare lo sviluppo del suo prodotto e velocizzarne l'uscita. Io quando giocai questo videogioco, sì, me ne innamorai, sì, lo provai, sì, ci trovai gusto nel morire e rimorire, trovai bellissime le ambientazioni, trovai bellissima la lore di quel mondo, ma ancora una volta ci troviamo davanti ad una software house che ha giocato con i nostri sentimenti, che ha cercato di venderci un trailer facendoci sperare in un prodotto migliore, e la cosa non mi è per niente piaciuta. E voi amici, quando avete visto questi videogiochi e questo downgrade grafico, cosa avete pensato? Beh, lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate. E noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!